apro. Dentro la profondità della grotta, Trickster Anguana chiede che cosa ha spinto all'essere chiamata Patrizia Laquidara a seguire questa strada. Che cosa mi ha spinto e che cosa ho seguito soprattutto? Perché hai scelto di far suonare questa terra? Infatti io partirei dalla musica più che dalla figura dell'anguana, no? Perché la figura dell'anguana è stata soprattutto raccontata e a me svelata dal poeta Ennio Sartori, perché è stato lui che poi ha reso forte e potente tutta la lirica, no? La parte letteraria e poetica del disco. Quello del cantare delle musiche popolari, sai, l'ho sempre fatto, no? È sempre stata una ricerca, e poi la musica popolare è quella che io ascoltavo fin da piccola. Adesso abbiamo ascoltato una taranta e io stavo pensando mentre ascoltavamo che la taranta o le tarantelle erano la prima musica che io ascoltavo quando ero piccina, quando ci trovavamo. Tu sei siciliana d'origine, infatti, giusto? E quando ci trovavamo a Catania, vicentina di adozione più che veneta, e quando ci trovavamo a Catania, quella era la musica che noi ascoltavamo, ci trovavamo la domenica. Io ricordo che formavamo due file, uomini, donne, bambini, e lì si ballava la tarantella. Per cui comunque la musica popolare è una musica che mi è sempre stata dentro, no? E che soprattutto ha la capacità di parlare della mia anima siciliana e anche quella del Veneto. Quindi questo è un lavoro che parla anche di te, della tua storia. Sicuramente, è per quello che io l'ho fatto, per quello ho sentito la necessità di farlo, perché volevo anche mostrare e mostrare anche a me stessa questa mia parte, no? Questa mia anima, anche più che parla proprio più di radici. Allora, questo album si chiama Il canto dell'anguana. Che cos'è l'anguana? L'anguana è una figura liminare che sta ai confini. È una figura che può essere fatata, magica, dolce, però può essere anche inquietante, terrificante, forse addirittura malevola. E io in questa cosa mi ci riconosco anche molto, no? E soprattutto in questa sua figura che può essere luce e può essere buio. E che tipo di donna è l'anguana? L'anguana può essere una donna bellissima e bruttissima. Ma è anche un animale l'anguana, giusto? È questa creatura di soglia. È quella la cosa più affascinante. Sì, infatti poi l'uomo viene molto attratto dall'anguana, no? Perché di solito tra i due, tra questo essere l'anguana e l'uomo, si instaura una grande attrazione. E secondo me è anche per questo, proprio perché l'anguana in qualche modo rappresenta la parte animale da cui l'uomo è molto attratto. E dove si trova l'anguana? L'anguana si trova nei corsi d'acqua, nelle grotte, vicino ai torrenti, e si trova soprattutto dentro di noi. È una sorta di sirena, in qualche modo. È una sirena, una melusina, una strega, una fata. Trickster Anguana ora decide di far scivolare la creatura conosciuta come Patrizia Laquidara fuori dalle profondità della terra, attraverso i flussi d'acqua. Ciò che era chiuso ora si riapre alla meraviglia. Siete belli sottovoce, ragazzi, sto venendo fuori una cosa, una culletta quasi. Sento bisbigliare la cuffia, cosa c'è? No, sfrizzega un attimo, prova a cambiare.